Bentornati alla nuova edizione di Golfo News. Parleremo come sempre della cronaca con la denuncia di due persone per truffa e corruzione a Latina. Poi ci sposteremo a Fondi dove invece viene arrestato un uomo per stalking. Poi parleremo come sempre della cronaca cittadina di Formia, imprecisamente del piano regolatore, e leggeremo le repliche di Bartolomeo all'UDC. Vengono a confrontarsi in consiglio comunale. E restiamo sempre a Formia e parlare della delegazione di Ferrara, ospite della città per i 20 anni del gemellaggio. E poi ci sposteremo a Gaeta per parlare della pista ciclabile in via Firenze. È stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori. E poi parleremo di Minturno con i nuovi direttori dei parchi e leggeremo gli auguri di Gerardo Stefanelli. E poi parleremo della nuova stagione che aspetta il Teatro Romano di Minturno dopo la chiusura degli ultimi anni. E poi ci occuperemo del ritrovamento importante che c'è stato in questi giorni proprio sul Garigliano e vedremo il servizio di Fondi Web TV. E poi passeremo allo sport con Massimo Macaro è il nuovo coach della Bisera Po Gaeta e poi vedremo la presentazione del Gaeta Calcio con un servizio. Ma partiamo come sempre dalla cronaca, da Latina, denunciate due persone per truffa e corruzione. Il 7 agosto 2014 a Sezze, i militari della locale stazione Carabinieri denunciavano all'autorità giudiziaria stato di libertà a due persone per i reati di truffa e corruzione. In particolare, le indagini condotte dagli uomini dell'arma consentivano di accertare che l'uno, dietro compenso, aveva favorito l'altro facendogli occupare un alloggio in quel comune di proprietà dell'ATER, già destinato a una persona diversa. Un falso assegnatario aveva a sua volta corrotto il complice elargendogli la somma di 5.000 euro per fargli cambiare la relativa graduatoria di concessione degli immobili. E invece a Fondi viene arrestato un uomo per stalking. Sempre il 7 agosto 2014, alle ore 16 circa, a Fondi, militari dell'arma del luogo traevano in arresto, nella fragranza di reato, un uomo di 34 anni del posto, disoccupato, gravato da precedenti di polizia. In particolare, l'uomo veniva sorpreso dai militari operanti mentre molestava la ex fidanzata, costringendola a vivere nel terrore e con timore per la propria incolumità fisica. L'arrestato, temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, verrà a breve giudicato con rito direttissimo. E occupiamoci ora del comune di Formia, precisamente del piano regolatore. Leggiamo le dichiarazioni che Bartolomeo fa in merito all'UDC. Vengono a confrontarsi in consiglio comunale. L'UDC, le sue accuse non fanno più notizia. Il sindaco Sandro Bartolomeo risponde così alla presa di posizione del gruppo consiliare della Vela in tema del piano regolatore. Siamo abituati a questi affondi disordinati e inconcludenti, spiega il primo cittadino. Preferiscono alzare il tiro e dire bugie, come quella del numero legale, ovvero la maggioranza, come sempre, si è dimostrata totalmente autonoma, invece di spiegare il perché della loro assenza e della loro sottrazione a qualsiasi tipo di confronto. Comprendo che l'avere eliminato dalla proposta di piano regolatore le volumetrie previste a Vendicio in tutta la zona della via rotabile a Mamurrano e Ponzanello sia un problema per l'attuale gruppo consigliare dell'UDC e per coloro che rappresentano. In verità, questo piano ricco di proposte per i servizi, di strutture per la cultura e il tempo libero e di soluzioni infrastrutturali destina all'edilizia residenziale solo il minimo indispensabile, quanto serve per dare alla nostra città una procedura di sviluppo, partendo però dal principio di costruire nel costruito, liberando le aree tuttora vergini da sciagurate ipotesi di urbanizzazione. Mi rendo conto, prosegue il sindaco Bartolomeo, che il concetto di perequazione sia difficile da comprendere, soprattutto per chi, sottraendosi al confronto, non ha la possibilità di conoscere il problema. Ma come fa a muovere certe accuse proprio chi per anni ha tenuto il piano chiuso nel cassetto? Come si fa ad accusarci di mancato rispetto del territorio quando è questa amministrazione che sta sottraendo centinaia di ettari alla speculazione più selvaggia? L'UDC venga a discutere in consiglio comunale, metteremo a confronto le tavole di oggi con quelle che loro hanno predisposto. Un'ultima annotazione prosegue: la variante generale che è arrivata ormai al suo percorso finale è stata redatta dallo stesso gruppo di progettisti nominato dalla precedente amministrazione. Non credo che a parti invertite l'UDC avrebbe fatto altrettanto, considerato il comportamento tenuto ai tempi del piano regolatore De Lucia e in varie altre circostanze altrettanto importanti.
Oggi neanche questo basta, attaccare a testa bassa è diventato il loro problema. Forse far nascondere le gravi questioni che li riguardano e che sono all'attenzione dell'intera città. Quanto è alle accuse sulla presunta scarsa trasparenza del percorso al professor Purini, rende noto Bartolomeo, ho chiesto di poter pubblicare sul sito del comune l'intero lavoro finora svolto, in modo che tutti possano prenderne piena visione. E restiamo a farne questa volta per parlare della decorazione di Ferrara, che è ospite della città per i 20 anni del gemellaggio. Una delegazione del comune di Ferrara ha fatto visita alla città di Formia per celebrare i 20 anni del gemellaggio sottoscritto dalle due città il 6 agosto del 1994. Il gruppo, capitanato da Annalisa Failletti, assessora alla Giunta Ferrarese con delega pubblica istruzione, formazione, pari opportunità e cooperazione internazionale e politiche per la pace, ha preso parte nella serata di giovedì ai festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, patrona della città di Ferrara, oltre che della comunità cristiana di Gianola, quartiere turistico della cittadina Pontina. Nel corso della mattinata di venerdì, inoltre, la delegazione è stata ospite del sindaco di Formia Sandro Bartolomeo per un giro turistico nei principali siti archeologici della città. Successivamente, in comune, i rappresentanti delle città di Ferrara e di Formia hanno sottoscritto un documento che rinsalda intenti ed obiettivi del gemellaggio siglato 20 anni fa. Infatti, nel 20° anniversario del gemellaggio, appunto il 6 agosto del 1994, i comuni di Ferrara e Formia rinnovano lo spirito di fratellanza e amicizia che lega le due comunità, ribadendo la comune adesione ai principi di libertà e democrazia, la volontà di proseguire nel percorso di piena integrazione tra Nord e Sud Italia. Le città di Ferrara e Formia si impegnano a sviluppare politiche di cooperazione e scambio nei più svariati settori di intervento, dalla programmazione territoriale ai servizi sociali e culturali, dal tempo libero allo sport, dal turismo all'economia. Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni e al mondo della scuola. La città di Ferrara e di Formia si impegnano a sviluppare iniziative di formazione ed educazione mirate a promuovere i due territori e a diffondere tra i giovani la consapevolezza dell'ingente patrimonio storico, artistico e naturalistico di cui entrambe le città sono straordinariamente dotate. Lo scambio di informazioni potrà essere attuato anche attraverso iniziative di condivisione telematica del sistema bibliotecario e archivistico delle due città. Un'altra importante prospettiva di scambio è legata al mondo dello sport, la presenza a Formia del Centro di Preparazione Olimpica Bruno Zauli, che da 50 anni funge da punto di riferimento per gli atleti di tutto il mondo e di tutte le discipline. Offre la possibilità di effettuare gemellaggi sportivi che coinvolgono scuole e associazioni di entrambi i territori. Quindi spiritualità, tradizioni, bellezza e cultura. Ferrara e Formia si impegnano a proseguire e consolidare il percorso di ventennale amicizia avviato dal patto di gemellaggio, di cui convintamente si ribadiscono ispirazioni ed obiettivi. E ci spostiamo ora invece sul comune di Gaeta e parliamo della pista ciclabile in via Firenze. È stata bandita la gara per l'affidamento dei lavori. Approvato il progetto esecutivo e avviata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori relativi al secondo tratto di pista ciclabile da realizzare in via Firenze. Si va concretizzando così l'importante progetto dell'amministrazione Mitrano finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile nel comune di Gaeta. Siamo proiettati nella dimensione dell'ecosostenibilità, dichiara il sindaco Cosmo Mitrano, cardine della nostra azione politico-amministrativa. La tutela ambientale è per noi una priorità assoluta. Sul fronte della mobilità, il primo obiettivo da raggiungere è la riduzione della presenza di autovetture negli spazi urbani. In quest'ottica è fondamentale favorire una mobilità alternativa sicura ed efficiente attraverso la creazione di piste ciclabili e l'affermazione sul territorio del bike sharing. Siamo consapevoli che tale progetto ha un costo economico elevato e quindi si potrà realizzare solo gradualmente, ma è importante iniziare e continuare a lavorare per reperire i fondi necessari al suo completamento. La gara d'appalto avviata è quindi relativa al secondo straccio del progetto complessivo di 5 km di percorso ciclabile. L'opera da realizzare costituirà il prolungamento di 500 metri già creati nel centro della città, proseguendo lungo via Firenze in direzione via Marina di Serapo.
Ripartiamo da questa zona in quanto caratterizzata da una forte presenza turistica particolarmente interessata al traffico pedonale e veicolare, spiega l'assessore alle politiche ambientali Alessandro Vona e aggiunge: prende corpo dunque il nostro disegno progettuale riguardante la realizzazione di 5 km di pista ciclabile che attraverserà gran parte della città, collegando il centro con il lungomare Caboto, Calegna e Gaeta medievale. Abbiamo già inaugurato i primi 500 metri di pista sul viale Battaglione degli Alpini Piemonte e in autunno, a conclusione della procedura ad evidenza pubblica appena avviata, proseguiremo i lavori verso il lungomare di Serapo. Passo successivo sarà il completamento della pista ciclabile in via Marina di Serapo. Questo secondo stralcio, dal costo complessivo di 82.000 euro, è finanziato dai fondi regionali. E spostiamoci ora sul comune di Gaeta e leggiamo gli auguri che Gerardo Stefanelli intenda fare al nuovo direttore dei parchi. Firmato il decreto delle nuove nomine a direttore dei parchi in territorio Pontino. Roberto Rotasso va al Parco Riviera d'Ulisse, Lucio De Filippis al Parco dei Monti Aurunci e Crescenzo Fiore al Parco dei Monti Ausoni. Esprimo piena soddisfazione, dichiara il consigliere del Partito Democratico di Minturno, Gerardo Stefanelli, per la nomina di Roberto Rotasso, persona degna di stima dal punto di vista professionale, che essendo già funzionario interno dell'ente conosce bene quelle che sono le problematiche. Inoltre è un'ottima notizia anche per il nostro territorio, in quanto ci consente di avere maggiore attenzione e fruibilità del Monte d'Oro. Una scelta questa della Regione Lazio che mira anche a un risparmio di spese, valorizzando allo stesso tempo anche i suoi funzionari. All'ingegner Rotasso faccio i miei migliori auguri di buon lavoro, ci ritroveremo a collaborare presto per il territorio. Infine faccio gli auguri anche agli altri due neodirettori, che anche loro lavorino all'interno del settore, Crescenzo Fiore di Fondi e Lucio De Filippis di Lenola. E torniamo, restiamo sempre sul comune di Minturno e parliamo della nuova stagione che attende appunto il Teatro Romano di Minturno. Dopo 2 anni di inspiegabile chiusura, il Teatro Romano di Minturno riapre una settimana per offrire al pubblico dei grandi spettacoli, come era nella sua storica tradizione iniziata nel 1960 dall'attrice Emma Grammatica con Le Troiane di Euripide e che ha visto calcare sulle sue tavole di palcoscenico i migliori attori del teatro italiano, applauditi negli anni da migliaia di spettatori. Questa operazione è stata fortemente voluta dal sindaco di Minturno Paolo Graziano, che insieme ai delegati al turismo Filippo Corrente e ai grandi eventi Angelo Graziano sostengono l'impegno organizzativo del Teatro di Roma, godendo del patrocinio del Ministero dei Beni Culturali della Regione Lazio. La direzione artistica è stata affidata a Giacomo Carlucci, che propone ai residenti nei comuni del Golfo di Gaeta e numerosi turisti a confermare con la loro presenza, come nelle passate stagioni, che permane una forte volontà che ricominci a vivere uno spazio storico prestigioso per il teatro italiano e per il nostro territorio. Il 13 agosto inaugura la stagione Il Mercante di Venezia di Shakespeare, segue il 14 agosto lo spettacolo Processo alla strega di Silvano Spada, con una straordinaria interpretazione di Ornella Muti diretta da Enrico Maria Lamanna e infine chiude il 16 agosto lo spettacolo Sogni e Bisogni di e con Vincenzo Salemme, scritta nel 1995 con il titolo Io e lui, ispirato al libro di Moravia. E restiamo a Minturno per parlare della scoperta che in questi giorni ha fatto molto scalpore, ovvero di un'ossatura trasversale. La scoperta è avvenuta mercoledì nello spicchio marino antistante il campeggio Garden di Marina di Minturno, proprio a ridosso della riva destra della foce del fiume, che prende il nome della confluenza dal Gari e del Liri. Si tratta di una madiera, ovvero un'ossatura trasversale del fondo di uno scafo. Dopo l'intervento delle fiamme gialle accorse sul posto, la dottoressa Bellini, direttrice del comprensorio archeologico di Minturno, e gli archeologi Gianmatteo Matullo e Mauro Treglia, grazie al loro intervento, appunto, è stato possibile verificare che questo prezioso reperto è il gemello di altri due che già si trovano presso l'area museale di Minturne. Una scoperta importante questa che accende i riflettori sulla nostra storia, sulla nostra zona che da sempre è stata area di transito, ricca di reperti ancora inesplorati. Ma vediamo nel dettaglio quello che è accaduto con il servizio di Fondi Web TV.
tratta di un elemento pertinente ad un vascello, come quelli già rinvenuti tra, se non vado errato, tra gli anni 2009 e 2011, proprio alla foce del Garigliano, che si trovano oggi esposti all'interno del Museo Archeologico di Minturne, nell'area archeologica di Minturne, e si tratta appunto di elementi di un vascello, probabilmente di madieri, che sarebbero in realtà gli elementi della costolatura sulla quale poi si montava il fasciame. E questo elemento è proprio il corrispettivo di uno di quelli già esposti all'interno del museo. Ed è legato ad una storia appunto tra la fine del 600, ma soprattutto la fine del 700, quando a Minturne i Borbone avviarono delle campagne di scavo archeologiche. Il ritrovamento di una madiera di legno, elemento di ossatura trasversale sul fondo di uno scafo nel mare antistante la foce del Garigliano, fornisce un tassello tanto prezioso per la qualificazione e classificazione della zona come museo ancora inesplorato di meraviglie. La preziosa scoperta è avvenuta mercoledì nello specchio marino antistante il campeggio Garden di Marina di Minturno, proprio a ridosso della riva destra della foce del fiume Garigliano. Alcuni bagnanti hanno infatti notato un grosso pezzo di legno dalla sezione di centimetri 25x40 e dalla lunghezza di 3 metri, per un peso di circa 3 quintali. Immediatamente è stato chiamato il bagnino ed il titolare della struttura, che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia del nucleo mobile della Guardia di Finanza della compagnia di Via Terrutto Fondi, che in quel momento stava svolgendo il servizio di 117 ed era impegnata nel controllo del territorio. I due militari delle Fiamme Gialle, il cui reparto è coordinato dal luogotenente Roberto Nardella, hanno subito intuito il valore del ritrovamento, allertando la figura istituzionale che sovrintende la zona, la dottoressa Bellini, direttrice del comprensorio archeologico di Minturno. Il pezzo si è poi rivelato gemello ad altri due già ritrovati e custoditi presso l'area museale di Minturne. Torniamo in studio e proseguiamo ora con lo sport. Massimo Macaro, il nuovo coach della Biserapo Gaeta. La Biserapo Gaeta comunica che Massimo Macaro sarà il nuovo coach della prima squadra partecipante al campionato di Serie C2. Dopo 3 anni da giocatore esemplare, in cui ha conquistato la storica promozione in DNB nella stagione 2011-2012 con la casacca biancoverde, Macaro si presenta ad affrontare una nuova avventura, spostando il progetto della società che si basa sulla valorizzazione del proprio vivaio. Ringrazio il presidente Vagnati
e tutto lo staff dirigenziale per l'opportunità che mi è stata data. Queste le prime parole del neotecnico biancoverde, ed anche se provengo da 30 anni di pallacanestro giocata da oggi, per me inizia una nuova avventura. Sono molto motivato e non vedo l'ora di mettermi al lavoro. Lavoro che si baserà sulla valorizzazione dei ragazzi del vivaio biancoverde e dare la possibilità ad altri ragazzi del comprensorio, chi ne avrà voglia, di mettersi appunto in discussione. Il progetto che mi ha illustrato la società è stato determinante per la mia scelta, un progetto di continuità in cui esista completa sinergia fra settore mini basket, settore giovanile e prima squadra. Sarà un campionato con tante incognite, quindi bisognerà lavorare sin da subito per creare l'amalgama giusta. La società augura a Massimo che questa sua nuova avventura sia costernata da tanti successi quanti quelli susseguiti da giocatore. E parliamo sempre dello sport, questa volta della presentazione che c'è stata del Gaeta Calcio, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio di Nino Martucci. Innanzitutto buongiorno a tutti gli intervenuti, a tutta la squadra, a tutti i tifosi, i giornalisti e all'associazione che ci ospita qui oggi nell'aula consiliare del Comune di Gaeta. Siamo qui, a me l'arduo compito di introdurre la presentazione di la sportiva Gaeta 231. Gradirei un applauso sul mio perché credo all'inizio di ogni cammino c'è bisogno di entusiasmo e noi negli ultimi giorni, nelle ultime settimane abbiamo lavorato per cercare di creare questo entusiasmo, di far ritornare la voglia di calcio, ma soprattutto di sport a Gaeta, perché come sappiamo bene lo sport è sociale, quindi non è parte integrante di una città, di un popolo, di una cultura, ma che riguarda insomma quello istituzionale poi della città di Gaeta, con uno stemma sportivo, con uno stemma ridisegnato nella maniera storica della società. E questo lavoro è stato fatto da Erasmo Lombardi, un carissimo che tutti quanti conosciamo, storico di calcio fa tutto, della società di calcio fa tutto. Infatti vorrei passare la parola adesso a lui, che ci saprà dire qualcosa di più riguardo. Come diceva giustamente il vicepresidente Nino Ciano, la storia di questo scudetto nasce in funzione del libro sulla polisportiva, che credo molti di voi avranno visto, è uscito il primo volume e abbiamo appena terminato il secondo, quindi presto andremo alle stampe col secondo volume. È uno scudetto che, quello che vedete sulle maglie praticamente, che racchiude un po' la storia da questo punto di vista del Gaeta, perché sono due elementi molto importanti, non messi lì casualmente. Quello scudetto che vedete fu coniato nel 1953, esatto, quando l'allora presidente del Gaeta era Carlo Boatti, che all'epoca dirigeva la raffineria. Si parlava di grandi investimenti per il Gaeta, si pensava all'arrivo in categorie professionistiche. Devo dire che una delle poche cose rimaste, speriamo che questo campionato vada meglio di quello dello scorso anno, che comunque, devo dire, ha dato anche qualche soddisfazione, e speriamo soprattutto nel signor sindaco che ci metta subito a disposizione la nostra arena, il nostro fortino, lo state riceviendo. Grazie a tutti. Sono lusingato, orgoglioso, e ho accettato con molto piacere, dopo che ho conosciuto tutti i soggetti, il presidente Mino e tutti gli altri amici di Gaeta che mi hanno coinvolto in questa avventura, perché Gaeta è una città che ho nel cuore da tanti anni, perché ci venivo sempre con mio padre per questioni di lavoro, e quindi sono affezionato a Gaeta, non mi nascondo, è una città in cui mi piace. Appoggiati su altre situazioni che magari conosciamo meno per alcuni giocatori. Quest'anno sia io che il direttore, comunque la società, ci siamo previsti un obiettivo, quello di portare a Gaeta a giocatori che conosciamo, sia sotto l'aspetto tecnico, che è fondamentale per quello che calcio giocato, ma soprattutto sotto l'aspetto comportamentale, di uomini e di valori che poi rappresentano la città di Gaeta. E quindi questi sono tutti i ragazzi che noi conosciamo benissimo in tutti i due aspetti. A partire da una riconferma che conoscete bene, che Stefano Fiorini, che è il portiere, che sono anche
Torniamo in studio, non ci sono altre notizie per questa edizione. Vi auguro buon proseguimento con i programmi della nostra rete.